iniziale, prima di tutto ringrazio tutti di essere qua con noi, ringrazio ovviamente il Presidente di Camera di Commercio con cui stiamo lavorando insieme a questo progetto di Via d'Epoca, al Sindaco Carlo Capracci che da ex Vicepresidente di Aeronautica è molto vicino a tutte le necessità del progetto e ovviamente alla Marina e quindi al Comandante Ruffini che da sempre ci sta aiutando e appoggiando nello sviluppo di questo progetto. Io direi di lasciare la parola a Franco Amadeo per iniziare con tutti i saluti necessari e poi facciamo un po' la presentazione del progetto. Questa, come sappiamo, non è la vera conferenza stampa su le date, cioè sull'organizzazione tecnica dell'evento che vedete, come è un momento di confronto tutti assieme per dare il taglio del nastro a tutti i lavori e a chiedere alla città di essere molto vicina, a tutta la provincia, di essere molto vicina al nostro evento. Grazie. Grazie Lucio, grazie Presidente, grazie Sindaco e Comandante Ruffini. Saluto a tutti voi per essere qui presenti per questo importante momento che, come diceva il Presidente Carli, è un momento non ovviamente che tra i dettagli dell'organizzazione delle Vele d'Epoca del 2014, ma è una presentazione proprio per far presente come, io ringrazio il Presidente della Camera di Commercio, la Sonatica, che è tutta l'organizzazione della Sonatica, il fatto che la Sonatica sta lavorando in modo assiduo a questo evento che per noi è molto importante e che quindi deve essere organizzato dei dettagli molto anticipo, quindi è una conferenza stampa di dettaglio a medio termine della manifestazione per fare tutto della situazione, per rendere viva e partecipe la cittadinanza, le persone che lavorano, coloro che devono poi organizzare e per quindi far sapere anche attraverso i mezzi di comunicazione che questo evento verrà organizzato e come verrà organizzato. Quindi un ringraziamento a Sonantica, nel senso che la Camera di Commercio sarà vicina a questa manifestazione, che vediamo già sicuramente ben avviata per un buon successo di questa edizione 2014, con novità che poi illustrerà il Presidente Lucio Carli, che riguarda un coinvolgimento più ampio ancora della città, il momento in cui si vuole manifestare quanto questa città di Imperia abbia bisogno, e qui abbiamo il sindaco che sta lavorando in questo senso e l'amministrazione che ha questa grande responsabilità, in momenti in cui sappiamo benissimo quello che è successo, quello che è avvenuto in questa città, allora noi dobbiamo fare in modo che la città e gli imprenditori, i cittadini si sentano confortati dal fatto che questo nostro territorio e questa nostra città di Imperia ha delle prospettive future per un avvenire fortunato. Ci attendiamo quindi che tutto questo possa avvenire nel rispetto delle norme, con quello che dovrà essere fatto dal punto di vista di quelle che sono le condizioni tecniche e legislative. Certo, ci auguriamo che questo porto finisca, venga, possa essere completato e possa diventare un vero punto di forza e non un punto di debolezza di questo nostro territorio, di questa nostra città. Questo è l'augurio che facciamo. Il fatto di voler continuare a fare questa grande manifestazione sempre di più, coinvolgendo sia Porto Maurizio che Oreglia, è la volontà della Camera di Commercio, della Sonatica, ma anche del Comune di Imperia e di tutte le istituzioni, credo che sia anche rappresentata la provincia, che ha un senso di importanza e di sviluppo del nostro territorio.